Ciao a tutti, benvenuti al nostro nuovo video. Io sono Alessandro. Io Andrea. Oggi giocheremo a Spinderella. Si tratta di un gioco non cooperativo, ma noi a volte ci giochiamo col papà, così ci possiamo coalizzare contro di lui e non litighiamo. Le sorti di questo gioco si ribaltano di continuo perché il ragno e il tronco possono riportare indietro ogni formica in qualsiasi momento. Spinderella è uno di quei giochi in cui è bella anche la parte in cui lo costruisci. Una volta preparato, non è solo delle carte, ma uno scenario tridimensionale su due piani. Inoltre, il meccanismo di funzionamento dei ragni con le calamite e la carta è divertente da usare. È anche un meccanismo interessante da capire. Vedete la carrucola? Inoltre, tutti i ragni e le formiche hanno una calamità all'interno e bisogna spostare i ragni in modo da fare scendere la carrucola per catturare le formiche. Lo scopo di ogni giocatore è portare per primo tutte le sue formiche fino alla fine del sentiero. Per mettere in difficoltà gli avversari, si può provare a catturare le loro formiche con i ragnetti. Che si chiama Carlo, Robert e Cerelantola. Si riconosce Cerelantola perché la corda è attaccata a Cerelantola. Invece Carlo e Roberto non hanno la corda. Anche muovendo il tronco si possono intrappolare delle formiche per non farle muovere. In genere Andrea si arrabbia molto quando perde. Non è vero! O quando li cattura le formiche, ma per fortuna il papà ha tolto l'audio di questa partita. La cosa più bella del gioco non è tanto vincere o perdere, ma cercare di catturare le formiche con le calamite dei ragni. Sono le calamite, le appoggi i ragni dove ci sono le calamite e si attaccano. In un modo, però i ragni devono essere distanti di due pallini, non possono oltre di due. Cosa ti piace di più del gioco, Alessandro? Che è su due piani. Anche a me. La cosa che a me piace di più è che è su due piani. A te, Andrea, che cosa piace di più di questo gioco? Io voglio spesso catturare il papà. Così può perdere a quantità. Sapete che noi una volta facciamo un gioco in scatola? Lo montiamo noi, mica ce lo tengono gli altri e mica lo compriamo, lo facciamo tutto noi. Io voglio giocare. Ciao! Siamo in onda.